queste sono le strade della ciociaria, coperte ovviamente buche, voragini, assenza di segnali stradali. Ma mancano i soldi per metterle a posto? Assolutamente no, i soldi non mancano perché il 50% dei soldi che incassano dalle multe dovrebbero essere reinvestiti in manutenzione stradale. Non viene fatta manutenzione, tant'è che il 40%, un incidente su due, avviene proprio come concausa la mancanza di infrastrutture. Già, i soldi delle multe servono a sistemare le strade e a renderle più sicure. Lo dice la legge. E gli enti locali ogni anno devono persino consegnare una relazione al governo. Peccato che uno su tre non lo faccia. Fino a poche settimane fa l'elenco dei comuni fuori legge era riservato. Poi siamo riusciti ad ottenerlo dal Viminale. Queste sono le strade della provincia di Frosinone. La gran parte dei comuni qui risulta inadempiente per lo scorso anno e sulle multe qualche problema c'è già stato. Il prefetto aveva chiesto al comune di controllare questi rilevatori di velocità, soprattutto nella taratura annuale, e soprattutto utilizzare queste somme per la sicurezza stradale, quindi inserirle in bilancio, cosa che non veniva fatta. Nel 2019 l'allora prefetto Ignazio Portelli stabilì che alcuni autovelox non potessero continuare a funzionare, e per più ragioni. In primo luogo, i velox presentavano delle anomalie. Non erano a norma, insomma, non erano ben visibili, ma soprattutto il numero di incidenti su quelle strade era troppo basso per giustificare l'installazione dei rilevatori di velocità. Quel che è peggio, i comuni non avevano rendicontato. Insomma, l'impressione è che, secondo il prefetto, si volesse far cassa senza motivo. Poi però li hanno rimessi. Li hanno rimessi, hanno effettuato la taratura, ma ancora ci sono dei problemi. Il segnale che indica la presenza dell'autovelox non è della giusta dimensione, dovrebbe essere 90x90, invece sarà almeno la metà. E soprattutto non è ad alta rifrangenza, il che vuol dire che di notte gli automobilisti che percorrono questa strada non lo vedono. In questo territorio continuano ad esserci problemi su molti autovelox. In alcuni casi indicano delle velocità inadeguate rispetto all'alta percorribilità della strada. Alla fine, a colpi di carte bollate, i velox sono rimasti in funzione. Ma secondo il Ministero degli Interni, la rendicontazione, i comuni hanno continuato a non presentarla. Incassano, ma non provano di spendere i soldi delle multe su strade e sicurezza. Il provento derivante dall'autovelox, quindi il 50%, lo reinvestiamo sul territorio per la sicurezza stradale e da quest'anno per potenziare quello che è la videosorveglianza. Voi avete un catasto della segnaletica stradale? C'è, ma non è aggiornato. A me risulta che tutti i comuni debbano, gli enti locali in generale, debbano rendicontare come spendono i soldi e voi lo fate? Assolutamente sì. Però a me risulta che nel 2021 non l'abbiate fatto. Questo come sindaco lo verificherò, perché io purtroppo sono, o per fortuna sono entrato adesso dall'ultima tornata elettorale e verificherò questa cosa. Pensava di essere in regola? Sì. Controlli questa cosa. La rendicontazione per quanto riguarda l'autovelox nel 2020, 2021, cioè 2021, presentata nel 2021 dell'anno precedente. quella del 2020 è stata inviata? È stata inviata perché noi risulta, non risulta. Vabbè, controlliamo, verifichiamo questa cosa, ok? Ci vuole qualche ora. Alla fine il sindaco ci informa che loro la rendicontazione ce l'hanno. L'hanno fatta, solo che il portale del ministero su cui l'hanno caricata non rilascia ricevuta. Il ministero, invece, sostiene che chi rendiconta riceve un'attestazione. Fatto sta che ad oggi non hanno le prove di come Monte San Giovanni Campano abbia speso i soldi delle multe. Una prassi abbastanza consueta. Questo è il comune di Veroli. Abbiamo sempre rendicontato, c'è un ritardo che è stato inviato quest'anno, il ritardo non è che l'invio della rendicontazione cambia qualcosa, perché il meccanismo, le hanno spiegato come funziona il meccanismo del ministero, cioè loro aprono una finestra che è ridottissima rispetto alla quale se uno ritarda un'ora l'inserimento dei dati non puoi farlo più nella piattaforma. E ha saputo invece rispetto a quel catasto della Ma il segnaletica? catasto noi non l'abbiamo, non abbiamo il catasto. Anche in questo caso, dopo diversi giorni, siamo arrivati ad una certezza.
La rendicontazione del 2021 il Comune di Veroli l'ha inviata solo dopo la scadenza della data di consegna e quindi per il Ministero è come se non l'avesse mandata, tanto che li considera inadempienti. Di certo i soldi dovrebbero essere spesi proprio per rendere più sicure le nostre strade, a partire dai segnali stradali. Ecco, vediamo anche la parte posteriore, si vede che è un segnale datato, quindi ormai non c'è manutenzione, quindi significa che il Comune nemmeno sa l'esistenza di questo segnale. Ma la cosa più grave è che questo segnale preavvisa un dare precedenza, ma arriviamo all'intersezione e il segnale non c'è. Ma qui non è segnalato nulla. Ma non è segnalato nulla. Tutto sbiadito persino qua davanti alla municipale. Infatti, davanti alla municipale vediamo che i segnali proprio non rispettano minimamente quelle che sono le caratteristiche che un segnale dovrebbe avere. E vediamo tutto sbiadito. Significa che la manutenzione non c'è. E questa è una responsabilità del Comune? Certo, il centro abitato è tutto in capo ai comuni. La segnaletica di indicazione è conforme perché non c'è la pellicola di frangente, quindi di sera non si vedono, ma anche i caratteri utilizzati e quindi chi ha costruito questo segnale non è nemmeno certificato, ma il Comune ha pagato. Mi sta dicendo che hanno pagato per un qualcosa che non è a norma? Certamente, non è a norma. Ma i comuni che cosa dovrebbero fare? Dovrebbero avere il catasto della segnaletica stradale. Ma il catasto della segnaletica non è previsto dal 1992? Sì, ma non tutti i comuni ce l'hanno, anzi la maggior parte dei comuni non ce l'hanno ancora. Quindi naturalmente non riescono a fare una programmazione della manutenzione perché non sanno cosa hanno su strada. Chissà dove finiscono i soldi delle multe. A volte appaiono e scompaiono e alla fine il comune va fallito. È accaduto a Pignataro in Teramna, poco più di 2000 anime e un bilancio che si reggeva proprio sulle multe, solo che alla fine non c'erano. Io sono stato eletto sindaco nel giugno del 2018, qualche mese prima era stato già dichiarato il dissesto finanziario e oggettivamente abbiamo trovato una situazione molto complessa che ci ha messo e ci mette ancora in grande difficoltà. Avevano inserito delle poste in bilancio che oggettivamente era denaro oggettivamente non presente. Teoricamente il Comune di Pignataro era estremamente ricco, ma in realtà non lo era. Avevano messo soprattutto le entrate delle multe? Sì, certo. Multe ormai che non sarebbero state più recuperate. E invece adesso voi come gestite, per esempio, la questione delle multe? Noi in questo momento non abbiamo un'autovelox. La magistratura ha ritenuto di fare delle indagini, ha bloccato l'autovelox. Non stiamo gestendo le multe, quindi non c'è una gestione delle multe. Avrete delle multe di divieto di sosta? No, al di là dell'autovelox, avrete delle multe, delle contravvenzioni? Diciamo che per quanto riguarda il paese, Pignataro in Teramna è un paese molto piccolo, quindi... Voi però rendicontate le multe? Scusi, rendicontare le multe? Sì. In che senso dobbiamo rendicontare le multe? C'è una legge che stabilisce che tutti gli anni i comuni debbano inviare al Ministero una rendicontazione dei proventi delle multe perché metà di questi devono essere spesi per manutenzione stradale. Però siccome noi multe non le facciamo, questa attività di fatto non c'è nessuna rendicontazione, non c'è nulla da dover riportare al Ministero. A Pignataro in Teramna, insomma, non si fanno le multe. Forse qui gli automobilisti rispettano tutte le regole. Qualche decina di chilometri più a nord, nella città dei Papi, invece, le strade fanno proprio fatica a percorrerle. Qui è franato tutto a gennaio di un anno fa, però non era una storia nuova. Già nel 2014 la loro amministrazione presentò un progetto per la messa in sicurezza della strada. Non si è fatto nulla. Nel 2017 c'è stato uno smottamento della strada ed è stata chiusa per un periodo di tempo. Poi è stata riaperta fino al 2021, che ecco, vedi i risultati, a gennaio 2021. Questa è un'arteria principale che taglia a metà la città. Vedi il disagio che hanno tutti i giorni i cittadini di Anagni. E adesso? Adesso aspettiamo, perché l'anno scorso, quando è avvenuta la frana, il Comune ha chiesto lo stato di calamità, ma si è dimenticato di aggiungere alla richiesta della Regione le pezze d'appoggio. E quindi? E quindi non c'è lo stato di calamità e per sistemare la strada ha stanziato dei soldi propri. Quindi i tempi si sono allungati tantissimo, anziché risolverla in 6 mesi. Questo non è un caso isolato ad Anagni? No, non è un caso isolato, abbiamo altre frane che attendono ancora da anni di essere sistemate. In più la manutenzione delle strade periferiche è veramente allo sbando. In tutto questo il Comune d'Anagni non rendiconta come spende i soldi delle multe?
Guarda, questo mi stupisce non più di tanto, ma l'ho appreso oggi dal documento che mi ha fatto leggere del Ministero. Ecco qui la lista degli inadempienti nel 2021. E Anagni c'è. Certo.